No, questa conferenza stampa, quindi io vi ringrazio della presenza, chiaramente, è estremamente importante perché è veramente un grande piacere avere qui oggi con noi il direttore generale Coldebella della Lega Nazionale Pallacanestro, con il quale peraltro abbiamo avuto modo di incontrarci proprio in Lega e di scambiare anche delle idee soprattutto sulla crescita del movimento, al di là delle problematiche delle singole società sportive. Ma si inserisce molto bene in questo momento questo incontro e quindi questa visita che sarà ripetuta, siamo già d'accordo, ha un credito nei nostri confronti da questo punto di vista. Si inserisce molto bene perché si inserisce in un contesto in cui la nostra società, in particolare la sezione di basket e quindi la squadra e tutto il suo seguito, sono percepiti in maniera piuttosto come ingombranti nel sistema del basket di Serie B. Chiaramente l'occasione e quindi questa situazione ci pone anche di fronte a delle opportunità. Quindi, dipende da come uno vede il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Noi l'abbiamo visto da subito un bicchiere mezzo pieno, per il semplice motivo che poi ce lo dirà il direttore Coldebella, che il pubblico che ci segue, gli abbonamenti fatti e così via, si pongono nella parte alta delle società sportive, delle società di basket, non solo della Serie B, ma comprensiva anche della Gold e della Silver, insieme a altre società. E guarda caso, sono tutte quelle società che hanno una storia alle loro spalle, hanno una storia e una cultura di basket all'interno delle città da cui provengono. Questo, secondo me, è un'opportunità. È un'opportunità di visibilità per l'intero movimento, può fare un effetto trascinamento di attenzione. Quindi l'idea era quella di, insieme alla Lega Pallacanestro, di gestire questa opportunità in maniera positiva. Non solo per il bene delle singole società, che chiaramente guadagnano e quindi trovano ricavi e introiti attraverso la presenza dei sostenitori, quindi un tifo forte significa spostamenti, ma significa anche chiaramente incassi, quindi sostiene le singole società, ma anche per l'intero movimento, perché come sapete il basket in Italia ha bisogno di questo, ha bisogno di una visibilità positiva. Perché siamo, come sapete, completamente assoggettati a un altro evento sportivo, a un'altra attività sportiva che è quella del calcio. Quindi riuscire a ricavarsi uno spazio proprio, un po' come è successo poi con il rugby, che da essere una disciplina assolutamente sconosciuta, oggi ha un seguito importante e anche dei comportamenti che tendono ad attrarre verso questa attività. Peraltro, ci tengo a dire anche un'altra cosa, che noi quando abbiamo cominciato a pensare di organizzarci per essere presenti nella maniera migliore possibile all'interno di questo campionato, ma comunque all'interno di tutto il movimento cestistico, alcune riflessioni le abbiamo fatte anche in questi termini qui. Ma mai avremmo pensato chiaramente che queste diventassero poi in realtà delle idee e delle attività che abbiamo messo in piedi e che ora vi dico sottovalutate. Cosa voglio dire? Voglio dire, noi sappiamo benissimo che abbiamo un seguito importante. I 2.000 abbonamenti che sono stati fatti sono un punto chiaramente che ci fa molta chiarezza su quello che è il sostegno, che viene dell'attenzione che la città di Siena ci sta tributando. Oltre a questo il pubblico poi cresce perché man mano che le partite sono più o meno sentite e così via, il palasport si riempie, ma questo zoccolo duro di persone, di affezionati, di tifosi, chiamiamoli,
come ci pare, si sposta. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo, in tempi non sospetti, ipotizzato di individuare al nostro interno una persona, che peraltro attualmente è il nostro segretario generale, cioè non è, abbiamo preso uno a caso, il quale ha il compito di relazionarsi con la tifoseria, di relazionarsi con le altre società, in modo tale da creare le condizioni perché tutto non solo si svolga al meglio, ma tutto venga esaltato il più possibile anche in termini di immagine, in termini di rapporti con le altre società. Peraltro che questa, come sapete, è una richiesta che esiste nel calcio a livello europeo, di questa persona che si interfaccia, è così. Peraltro abbiamo, manca solo l'ultimo atto, inserito un rappresentante della tifoseria all'interno del Consiglio Generale della Polisportiva. Quindi abbiamo un doppio legame che ci permette chiaramente di poterci muovere, di poterci organizzare nel miglior modo possibile. E tutto questo lo abbiamo pensato quando, diciamo, le difficoltà che poi sono venute fuori non c'erano. A maggior ragione oggi noi dobbiamo fare in modo che tutto questo funzioni nel miglior modo possibile. Ora, vengo al punto. Se c'è stato un problema nella prima partita a Piombino, fuori casa a Piombino, io credo che da quella situazione tutti dobbiamo trarre un insegnamento per il futuro. Noi lo abbiamo tratto, mi sembra, per il semplice motivo che non solo tutte le società che sono venute a giocare qui da noi, ma dove siamo andati e dove l'accoglienza è stata fantastica da tutti i punti di vista. È stata fantastica dal punto di vista della dirigenza delle squadre che ci hanno ospitato, perché chiaramente vedevano in noi un'opportunità. Abbiamo riempito il Palasport di Montecatini, voglio dire, come insieme a Monsummano e così via, hanno richiesto quel palasport proprio per avere il tifo. C'era un'attesa forte per l'arrivo proprio del tifo organizzato di Siena, perché sono coreografici, cantano e così via, tengono alta l'attenzione e così via. La partita si è disputata, come sapete bene tutti, all'ultimo secondo. Se entrava il tiro perdevamo, non è entrata abbiamo vinto, una partita quindi tirata per tutta la sua durata. Non c'è stato, non solo non c'è stato un incidente, ma non c'è stato un minimo di preoccupazione da nessun punto di vista. Abbiamo ricevuto ringraziamenti scritti direttamente a me dal presidente di Monsummano. La stessa cosa è successa ogni volta. Quindi io credo che forse, se noi abbiamo cercato di far tesoro da quello che è successo a Montecatini, e non entro nel merito di commentare quello che è successo, nel commentare che è successo, ma bisognerà che anche altri, i territori, si rendano conto e facciano tesoro anche tutto quello che è successo fino ad oggi. Perché altrimenti noi non solo ci troveremmo in difficoltà, mettiamo in difficoltà le altre società che ci dovranno ospitare, mettiamo in difficoltà il movimento del basket, perché si continua, o si immagina, o si percepisce che questo sia un movimento dove c'è il tifo violento, che non è vero. E non mi si può dire, come peraltro qualcuno ha detto, sì, però ci avete dei DASPO, i DASPO sono cose personali che vengono fatte a soggetti che in quel momento non si sono comportati nella maniera corretta. Ma il nostro tifo è un tifo fatto di famiglie, a parte un gruppetto di giovani che chiaramente si muove da qua, ma tutto il seguito, tutti quelli che fanno poi, che vanno a riempire le curve, sono famiglie, quindi ci sono donne, ci sono ragazze, ci sono bambini che amano il basket e vengono a sostenere la loro squadra, ma non solo a sostenere la sua squadra, amano il basket. E secondo me su questo noi dobbiamo giocare. Non possiamo pensare che si possa andare avanti attraverso, impedendo lo spostamento del tifo ogni volta che c'è una partita che viene considerata a rischio, perché vorrei capire dov'è il rischio. Perché allora mi chiedo perché vengono disputate partite Lazio-Roma, faccio per dire, per fare un esempio di un derby. Allora lì, in quel caso, le fai a stadio chiuso,
Da quest'altra parte sta parlando peraltro non di centinaia di migliaia di persone che si muovono, ma si sta parlando di 1000 persone che riempiono poi alla fine i palasport, perché quelli chiaramente ci sono addirittura più piccoli e qualcuno più alto, se mediamente facciamo questa cosa. Quindi vorrei, mi sento di fare un invito in questo senso a ragionare e a tenere conto dei fatti e non di quello di quelle che sono, che è l'immaginazione popolare che si è creata, non capisco neanche come. Peraltro non abbiamo fatto un incontro in Lega su questo. Siamo stati accolti benissimo, eravamo io e Lorenzo Maruganti, che per lì dice, siamo lì, che cosa volete? Ci è stato chiesto, e noi abbiamo risposto assolutamente niente, sono a presentarmi e a cercare di capire insieme a voi come ci possiamo muovere per massimizzare, perché non siamo chiaramente solo noi, per massimizzare i benefici di quelle squadre che hanno un numeroso gruppo di supporters e che diventa poi un beneficio, come dicevo prima, sia per il movimento ma soprattutto per le squadre che vi partecipano. Che altro dire? Noi in questo senso siamo organizzati. Come dicevo, abbiamo una persona che è dedicata a questo. Ogni volta che c'è una partita qui da noi, o noi ci spostiamo, prendiamo contatti diretti prima, l'esempio lo è anche ora con Cecina, i quali stavano pensando dove fare, in che palasport e così via, i rapporti sono perfetti, ci aspettano come opportunità anche per loro, i rapporti con il tifo sono ottimi, c'è una cadenza regolare al di là della persona che interfaccia, ci vediamo costantemente e regolarmente. Partiremo ora con il merchandising, lo farà la società, ma anche a una parte direttamente tifosi ci hanno sostenuti, sono impegnati tantissimo, di questo non posso che ringraziarli all'infinito, per raggiungere questo obiettivo incredibile di quota 2000, perché avevo scommesso e ne avevamo superato 1200, ma anche se poi l'aspettativa era 1400, l'aspettativa massima, mi ricordo nei previsionali che avevamo fatto per raggiunto quota 2000, evidentemente significa che c'è un attaccamento, che c'è un'attenzione che dopo soprattutto le vicissitudini del passato non era certamente assolutamente scontata. Quindi io concludo qui passando poi la parola per tutti gli aspetti tecnici a Lorenzo Maruganti, invitando a ragionare e a capire che cos'è il tifo nel basket, che cos'è la passione nel basket rispetto ad altri sport ai quali tendono di accomunarci. Perché questo è un errore fondamentale che ci danneggia noi, ma danneggia proprio l'immagine della pallacanestro. Io mi aspetto sinceramente che per Cecina, che è la prossima nostra uscita, che per le successive non ci siano problemi, mi aspetto peraltro che le altre società, come stanno dimostrando, si comportino, abbiano lo stesso tipo di atteggiamento nei nostri confronti, perché da questo rapporto di collaborazione ci abbiamo tutti da guadagnare.